Niente, quindi sono qua in Germania adesso. Devo far vedere qua si registrano le canzoni. Salciccia al gusto di curry con un po' di patatine. Tipo sembra di essere dentro il Signore degli Anelli. Sono nel culo della Germania. E c'è anche Lars. Guardate quanto cibo. Mascotte di questo studio. Luna di notte, mangio queste due pizze. Ah, l'album di Ion. Mi raccomando, premete sulla campanella perché sennò non vi arrivano le notifiche. Seba ci porta in terra germanica, dove come da tradizione è andata a registrare il nuovo album nel suo studio di fiducia disperso tra i monti. Siamo a Rausch, spero che si pronunci così, che è questo posto dove tutte le volte che vado a Berlino praticamente finisco per mangiare la cioccolata qua, perché è buonissima. Io ho preso questa qua al 70% con il chili perché a me piacciono tanto piccanti. E poi dopo questo pomeriggio ci spostiamo a Lipsia, perché poi vado a registrare il nuovo album, intanto così mi ricarico. Ciao ciao! Fondente e anche piccante. Wow, che meraviglia, sembra quasi un peccato mangiarla. Eravamo là per pagare e pensa che invece ci hanno offerto tutto, cioè con un sacco di regali apposta per noi, state gentilissimi. Quindi se siete a Berlino e vi capita, andate in questo posto a mangiarvi la cioccolata perché è buonissima. Veramente anche se volete fare un regalo a degli amici giapponesi. Guardate che roba, cioè tutta decorata. Questo scritto di non toccarla, anche se a me avrebbe voglia di prenderne un pezzo e mangiarmelo, però vabbè. Ragazzi, ecco qua dove ho fatto la copertina di Your Night del primo singolo, quindi sono tornato qua per questo evento anniversario in cui, vabbè, ho fatto questo video un po' review e vi aggiorno su cosa sta succedendo, perché stanno succedendo un sacco di cose divertenti e simpatiche, perché vabbè, guarda che sono in Germania a registrare il terzo album, perché sono 3 anni di fila che vado in Germania a registrare a Lipsia, sempre tutto in giapponese, sempre molto simpatico e divertente. E niente, quest'anno vabbè, penso che saranno 9 canzoni tutte in giapponese quest'anno e non so, vabbè, vi faccio vedere un po' di video backstage, cosa è successo durante queste registrazioni. Sono appena stato in questa cioccolateria, che sono 3 anni che vado, e ci hanno invitato, ma devo dire che è una cioccolateria che anche se non mi invitavano ci sarei andato lo stesso, perché comunque mi piace molto. Ci hanno preparato questo tavolo da 6, ci hanno fatto regali da offrire, quindi veramente, se siete a Berlino e volete mangiare una buona cioccolata, andateci perché è buonissima. E comunque quest'album sarà divertente perché farò delle canzoni della mia ex band italiana che mi hanno prestato e le ho un po' riarrangiate, ho messo il lyrics nuovo fatto da me, tutto il testo nuovo. Poi ci sarà il remix di Your Night, poi ho fatto When the Night Kiss the Day versione giapponese, poi una canzone originale che penso che sarà la colonna portante di questo nuovo album. Quindi ditemi che cosa ne pensate di queste registrazioni, scusate se vabbè non potrò rispondere ai commenti o vedere cosa mi scrivete, perché sono nel culo della Germania, non c'è nulla, non c'è connessione, non va niente, posso solo fare l'album in questo periodo, quindi va un po' così. Però volevo farvi un regalo e chi mi vuole fare delle domande, mandatemi delle domande con l'hashtag AskSebastianoSerafini su Twitter, il mio Twitter è @sebaofficial, e poi prenderò una decina di domande da lì e farò un video Q&A, question and answer, con tutte le vostre domande. Non vi siete visti Your Night? Andatevi a vedere il video, ve lo lascio in descrizione. Guardate, ci sono gli uccelli! Wow, ci sono gli uccelli dentro il ristorante! Che carini! Avete visto? C'è un uccellino dentro il ristorante che ha fame e vuole mangiare tutto questo pane, perché in Germania il pane è buonissimo. Bye bye! E mangiamo un po' di sushi che non si possono trovare in Giappone, perché in Giappone praticamente non si vedranno mai sushi con l'avocado. Questi sono più i sushi diciamo americani. Comunque non sono male. Tadakimasu! Stiamo andando adesso a Lipsia a registrare nuove canzoni. Abbiamo preso del cibo. Guardate un po'. Voilà! È tipo questa salsiccia al gusto di curry con un po' di patatine. C'è un profumo buonissimo. Mangiamo! Ciao a tutti! Siamo sempre in viaggio. Vabbè, il telefono in Germania si ricarica così. Ovviamente non funziona più la connessione. Siamo dispersi nella foresta nera. Ecco qua che la mia telecamera inizia a perdere i pezzi. E niente, stiamo andando nello studio di registrazione. Intanto sto ascoltando le canzoni un po', faccio un po' di ripasso del lyrics, del testo, per vedere se riesco a ricordarmelo. Scrivo l'ultima canzone e speriamo che queste registrazioni vadano bene. Una casa! Una casa!
È la prima casa che vediamo in chilometri. Ecco, tipo, sembra di essere dentro il Signore degli Anelli. Sempre peggio qua, sempre vedo case, sempre più alberi. Sembra tipo l'inizio di un film horror, ma vabbè. E non è che da questa c'è la città, è sempre tutto un bosco. Qua siamo nel bel mezzo della Germania. Però c'è un bel tramonto. Altri prati, proprio il nulla, il nulla, il nulla. Siamo nel mezzo della Germania e c'è anche Lars. Ciao! Bene, intanto noi adesso andiamo al supermercato a comprare le cose da mangiare per questi giorni di registrazioni. Ecco qua il nostro cibo. Ecco qua Lars che ha comprato l'intero supermercato. Guardate quanto cibo! Cibo, cibo, cibo! Buongiorno, ecco qua la nostra mascotte. Ciao! La nostra mascotte di questo... di questo studio, e così poi registriamo le canzoni bene, però non lo faccio entrare perché sennò mi viene l'allergia e non posso registrare le canzoni, quindi non mi puoi menare. E adesso, dopo aver finito tutte queste registrazioni, e ci manca ancora la giornata di domani, io sono già in aria relax. Siamo pronti per mangiare due pizze alle luna di notte, vabbè, poi domani andremo in palestra. Si parte! Party! Yay! Lars è proprio un cuoco fantastico, vedete? You cut it before? Yeah, because it's too small here. Oh my god! Lars, una band musicale, oltre a fare il produttore musicale, c'è anche una band che si chiama Freedom Call, che vi lascio magari il link, potete andarla a vedere. E inoltre sa fare le pizze molto buone. It was perfect. Non sa cucinare i toast, purtroppo. Toast, you can't really make real toast, but... I can toast a pizza if you want. Yeah. But he's trying. Can also toast it, sì, yeah. Siamo stati a Nara, ho mangiato le cose più buone di Nara. Sono stato in tutta Europa, ho mangiato le cose più buone d'Europa e adesso sono in Germania e mangio questi piatti germanici. Exactly, and we're drinking wine from Trentino. Yo, right? Yeah, actually, abbiamo anche il vino dal Trentino, vedete, abbiamo il Pinolo Grigio, che ormai è già finito. Però non sono neanche ubriaco oggi, vabbè, comunque lasciamo perdere. Ecco qua la pizza che ci vuoce. What are you talking about, acqua? Acqua? I do not think acqua. I didn't say acqua, did I say acqua? I heard acqua. Vabbè, da, facciamo tutta questa pizza in onore di Alfonso Germano, so che commenterà. Siamo qua a fare il caffè. Vediamo come si fa il caffè all'americana. Si mette l'acqua qui. Ok, bene. Si prende un filtro, si mette appositamente qui, così. Oh. Poi si prende un misurino, si mette un po' di caffè, mettiamone 8-1, si chiude magicamente così, ok. Dopo aver chiuso per bene, si chiude qui e poi si preme qui. E adesso si fa il caffè all'americana. Intanto di qua sto preparando gli spaghetti all'italiana, che si sono tutti incollati, bene. E vabbè, insomma, si procede un po' a fare un po' di cucina uomini mentre si è in studio a registrare il nuovo album. E guardate qua un po' cosa c'è. Ah, l'album di Ion, che anche l'album di Ion l'ho prodotto qua, per chi non lo sapesse. Comunque adesso vi faccio vedere un po' dove accade la magia. Vediamo, 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 vediamo. Non c'è la luce, dove si accende qui la luce non mi ricordo. Eccoci qua. E qua è dove si registrano le canzoni, ci si mette le cuffie e si registrano qui. La 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 la. Vabbè, non sto sentendo niente,
Comunque volevo far vedere qua dove si registrano le canzoni. Questo è il microfono che è abbastanza figo, costa un botto. E niente, quindi sono qua in Germania adesso a registrare questo album, che penso sta venendo molto molto bene. Uscirà penso anche questa, forse questa volta la faccio uscire non a novembre ma prima, perché devo dire che sono già quasi mixate le canzoni e non sono, cioè sono tante nuove, ma siamo portati avanti molto presto col lavoro. Se volete che questo album esca prima, scrivetemelo nei commenti. Ditemi se vi è piaciuto questo video, ditemi se volete, devo dire che io non so mai che cosa vi interessa quando faccio i video, perché per esempio, no, presumo che a voi vi interessa solo il Giappone, però poi l'altro giorno ho fatto un tipo il video una giornata da modello, che ho visto che vi è interessato, quindi ho detto vabbè, con la scusa vi faccio vedere un'altra mia giornata, la mia giornata di registriamo le canzoni con Seba. Quindi vabbè, ditemi se vi piace questo video, ditemi se aspettate questo album, soprattutto continuate a iscrivervi e a condividere questo video che stiamo aumentando, mi fa veramente piacere. Per tutte le persone che sono già iscritte, ma soprattutto per quelle nuove, quando vi iscrivete mi raccomando premete sulla campanella, perché se no non vi arrivano le notifiche, perché tanti di voi si lamentano che non arrivano le notifiche. Vabbè, e scrivetemi se volete, adesso vabbè, ormai questo album l'ho registrato in giapponese, ma se volete per le prossime canzoni che le faccio anche in inglese, o cioè in italiano ancora non sono abbastanza, come si dice, no confidence, non sono abbastanza... Non ho, so dire in giapponese e in inglese, ma non riesco a dire in italiano. Non mi sento ancora pronto, diciamo, a farle in italiano, però ci sto lavorando anche a quello. Comunque un abbraccio e io continuo a registrare qui. Ciao ciao! Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.